tanti gli allevamenti italiani di polli. Sapete che li fanno ingrassare in 35 giorni per poi mandarli al macello per raggiungere un peso che raggiungerebbero in 3-4 mesi. Hanno una densità di 20 polli per metro quadro. Prendono antibiotici tutti perché sviluppano infezioni e malattie, visto la densità e le condizioni di vita. E tutto questo fa sviluppare immunoresistenza anche nei consumatori. Tradotto, quando la gente ha bisogno di antibiotici non gli fanno più effetto perché ne mangiano tutti i giorni nella carne del pollo e di altri animali. Questo è il trattamento di questi animali, che poi magari vengono venduti a 1 o 2 euro. Chiedeteli anche perché costa così poco, al di là dell'etica, e che sono esseri viventi che arriverebbero a vivere anche 10 anni e vengono macellati a 35 giorni, cuccioli che hanno modificati geneticamente per avere un petto 4 volte più grande rispetto al 1950. Questo cosa fa succedere? Che i polli non riescono a stare più in piedi perché hanno questo sviluppo abnorme del petto rispetto al resto del corpo e non riescono più a reggersi in piedi. Gli operatori degli allevamenti li sbattono per aria, li prendono per le zampe per sbatterli nei camion che li condurranno al macello. Questo fa CFK e qualsiasi produttore di pollo. Veniamo qui perché qui in particolare, continuo a parlare, non mi interessa, qui in particolare, sì, sta lavorando lei, sono lì a venirle di lavorare, no, quindi lei continua a lavorare e io faccio il mio lavoro. Siamo qui perché questi animali venduti a 1 o 2 euro passano una vita infernale e fanno ammalare voi. Questa è la verità, questo è quello che succede in Italia e questo è quello che sta dietro a queste catene a basso costo e alta crudeltà. CFK produce morte, CFK fa ammalare le persone, animali che prendono antibiotici per 35 giorni e poi finiscono al macello, venduti a 2 lire, rendiamoci conto. Guardate questi video così vi rendete conto di chi mangiate, delle condizioni a cui è sottoposto di vita. 35 giorni, un pollo ha uno spazio più piccolo di una scatola da scarpe per vivere prima di essere macellato. Stanno tutta la vita tra le feci, tra le urine, le mangiano in capannoni sovraffollati, composti da decine di migliaia di animali. Questa investigazione